paese intero con il fiato sospeso. Ma torneremo presto e a testa alta. A produrre nuova bellezza. Con la passione e la determinazione tipici del saper fare italiano e del design made in Florin, che ci rende unici al mondo. Torneremo più forti di prima per guardare al futuro. Buonasera. La Ferrari ha donato al comune di Fiorano Modenese 100.000 euro per la realizzazione di investimenti per attività culturali ed educative. Ce ne parla il vice sindaco Morena Silingardi. È una graditissima sorpresa, ne approfittiamo, approfitto di questa intervista adesso in questi tempi, ci sentiamo un pochino meno via intervista, ma è veramente una grande soddisfazione quella che abbiamo provato come amministrazione, perché è una collaborazione importante, una collaborazione tra privato e pubblico con un'azienda che è un simbolo del nostro territorio, e quindi voglio dire, non ci può che essere grande soddisfazione, e soprattutto siamo certi che daremo il meglio in questa collaborazione, perché ci stiamo impegnando e abbiamo progetti che riteniamo molto validi. Abbiamo cercato di pensare a qualcosa di tangibile, qualcosa che rimanesse, qualcosa che stesse anche a significare il momento e come superare il momento, per cui un primo pensiero è stato per il nostro cinema, che ci auguriamo apra quanto prima, e abbiamo pensato ai disabili che non riescono a salire sul palco, quindi una automazione per fare salire i disabili sul palco ci è parsa veramente una cosa di grande pregio. Poi abbiamo attrezzato stiamo attrezzando la biblioteca perché la saletta possa diventare una piccola sala di proiezione con tutto quello che occorre, perché sappiamo che andremo verso numeri diversi, numeri di partecipazione diversi, quindi anche e anche in biblioteca un altro intervento molto interessante è quella di due totem dedicati appunto agli ipovedenti, quindi anche in questo caso si tenta di superare una problematica che ancora più forte diventa in questo momento, no? Perché il pensare a dare opportunità in situazioni in cui sarà più difficile avere opportunità vale veramente tanto. Poi io vorrei veramente dedicare qualche minuto in più, mi prendo qualche minuto, ma credo che di questo progetto potrei parlare e spero che se ne riparli presto. Noi abbiamo pensato a una sorta di carro di Tespi, oppure che so, possiamo parlare di tutto quanto. In definitiva noi sappiamo che questa emergenza ci impone di andare anziché far venire le persone, di parlare più volte a numeri ristretti. Abbiamo pensato di attrezzare un daily e farne con questo progetti molteplici, che speriamo proprio diventino tanti, dedicati alla cultura, dedicati che so, ma anche a una conferenza, anche, cioè in pratica andremo noi nelle piazze, nei cortili, in varie situazioni in cui non saremo arrivati senza questa possibilità, a portare cultura, a portare comunità, portare ma anche un consiglio comunale, mi viene da pensare, cioè le possibilità sono veramente tante. Tra l'altro vorremmo avere il coinvolgimento delle associazioni, la collaborazione, abbiamo tantissime idee, ecco, diciamo veramente le idee non ci mancano. Questa è una cosa che io proprio dico alle nostre aziende, mi piace moltissimo la collaborazione perché c'è un segno tangibile della collaborazione pubblico e privato, ma il
pubblico ha tantissime idee, mio Fiorano senz'altro. Nuova ordinanza del presidente della regione Stefano Bonaccini, che allenta le misure restrittive e va a modificare le regole su spostamenti, attività sportiva in strutture, circoli e attività sportiva acquatica individuale. Ieri nel distretto ceramico non è stato registrato nessun nuovo caso di coronavirus. A Fiorano ci sono 32 positivi, di cui 29 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. I cittadini in quarantena per aver avuto rapporti stretti con positivi o per rientri sono 7. Generoso gesto quello di Smalto Chimica, che ha donato gel disinfettante al Comitato Sassolese della Croce Rossa. L'azienda fioranese già a fine marzo aveva annunciato di voler riconvertire parte delle proprie linee per produrre il gel igienizzante da distribuire anche negli ospedali di Sassuolo, Bergamo e Seriate. Un furgone Fiat Scudo rubato è stato rinvenuto in via Pedemontana dai carabinieri della compagnia di Sassuolo. All'interno del mezzo i militari hanno trovato 19 sacchi di colorante risultati rubati sabato scorso da una ceramica con sede a Sassuolo. Il valore della merce restituita è di circa 20.000 euro. E ora passiamo allo sport. Gli organizzatori del Memorial Sassi, il torneo di calcio giovanile che quest'anno è stato annullato a causa del coronavirus, hanno deciso di donare 7.000 euro alla regione per sostenere la sanità nella battaglia contro il Covid-19. In questi anni, si legge in una nota, abbiamo costruito qualcosa di grande partendo da zero e dimostrando che insieme si può. Adesso è importante dimostrarlo ancora una volta. Anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo. Buona serata!